Non credo di avervi mai raccontato il motivo per cui tutte queste lampadine sono basse. E no, non è un'esigenza scenica, no, è che sono proprio il mio personale antistress. E questo vi dimostra che in realtà la domenica per me è un giorno difficile. Vabbè, andiamo a noi. Oggi mi sono svegliato con una domanda in testa, e cioè mi chiedevo se sono soltanto io, o anche la maggior parte di voi considera tutte quante le fotografie che guardiamo uguali. Sì, ok, lo so, non sono propriamente una fotocopia, però penso che sarete tutti quanti d'accordo con me quando dico che queste fotografie che vediamo, soprattutto quelle di street, sono molto simili tra di loro. E credo che la colpa potrebbe essere proprio di quelli come me che vogliono insegnare fotografie di strada. Ed ecco perché proprio su questo canale F4 parlo di sfide da affrontare tutti quanti insieme, per imparare tutti senza che per forza ci debba essere qualcuno che insegna qualcosa. Benvenuti e bentornati cari effenauti. Oggi, ve lo confido, sono anche particolarmente emozionato. E sì, lo so, perché finalmente non parlo con voi come se foste ancora degli sconosciuti. Perché l'altro giorno ho lanciato un sondaggio, molto difficile a dire il vero, un sondaggio su come chiamarci tra di noi. E ha visto un testa a testa tra effe artist ed effenauti, dove però soltanto il 55% delle preferenze hanno deciso che noi ci chiameremo Effenauti. In realtà anche io avrei preferito un altro nome, forse un po' più simpatico, come Effervescenti o addirittura Effeargan. Però dai, facciamoci piacere Effenauti, che proprio brutto brutto non è. Anzi, vi chiedo di dirmi subito cosa ne pensate sotto nei commenti dopo che vi siete iscritti e avete acceso la campanella. E non dimenticate di commentare con Black Mamba. Noi siamo tutti quanti d'accordo, penso, che una cattiva fotografia, una cattiva composizione con una scarsità di contenuti è una brutta fotografia. Ok, ma nessuno dei grandi guru che ci sono in giro vi dice anche che una buona composizione con dei cattivi contenuti è comunque una brutta fotografia. Infatti, soltanto perché tutto è dove dovrebbe essere, non rende una fotografia interessante. Giusto? Siete tutti d'accordo? Questo è il motivo per cui oggi voglio concentrarmi su un elemento che può rendere invece le nostre fotografie uniche, e cioè i riflessi. Vedremo insieme come catturare i riflessi e come catturarli al meglio, giocando con l'acqua, i vetri, gli specchi, e per farlo utilizzeremo qualche piccolo espediente per rendere proprio le nostre fotografie uniche. I riflessi sono delle immagini che sono duplicate nella realtà, che appaiono quando la luce rimbalza su una superficie riflettente. Queste immagini possono aggiungere profondità, interesse e perfino un tocco di surrealismo alle nostre fotografie. Immaginate di fare una partita ping pong con la luce, dove al posto della pallina c'è proprio la luce e questa si riflette, creando un divertente gioco di immagini che fa stupire e alcune volte ci fa sorridere. La fisica che è alla base dei riflessi è legata alla legge della riflessione. È una tesi complicata, secondo cui l'angolo di incidenza della luce che colpisce una superficie è esattamente uguale all'angolo di riflessione. Ma noi però siamo effenauti, non siamo degli aspiranti scienziati, a noi di quella che è la teoria non ce ne frega niente, piuttosto a noi interessa come utilizzare i riflessi e come renderli al meglio nelle nostre fotografie. La fotografia tradizionale si basa sull'utilizzo di uno specchio, sia nella macchina fotografica ma anche nell'obiettivo. Ci sono però molte superfici anche che riflettono e che possono essere utilizzate nelle nostre fotografie per creare degli effetti interessanti. Questi riflessi possono essere trovati ovunque, dalle finestre alle pozzanghere, dall'acqua dei fiumi e delle fontane o anche ai vetri delle macchine. E altre superfici insolite possono essere utilizzate, come la vernice dei cartelli stradali o uno specchio che, per esempio, è esposto in un mercatino dell'antiquariato. Anche se questi elementi possono essere normalmente trascurati, i riflessi creano comunque delle immagini divertenti e addirittura alcune volte riescono anche a confonderci. Per esempio, pensate alla pioggia che influisce sui riflessi della luce, rendendo i colori della strada molto più intensi e la superficie bagnata della strada diventa quasi prismatica. Oppure pensate ai riflessi sui vetri che possono creare delle immagini dinamiche, stratificate quasi, che combinano gli elementi interni ed esterni a un edificio. E in pratica voglio dirvi soltanto che i riflessi offrono un mondo che è alternativo allo street photographer, è un mondo in cui non è più necessario fotografare per forza in faccia alle persone. I riflessi, amici miei, non sono un cliché,
perché tutto quanto dipende da quello che è il riflesso e non tanto dalla tecnica che utilizziamo. I risultati possono veramente essere originali. I riflessi possono creare un effetto di profondità e dare una dimensione particolare all'interno di una fotografia, introducendo per esempio un contrasto tra elementi chiari ed elementi scuri, tra la texture e i soggetti, rendendo la fotografia molto più dinamica. Tra l'altro, sfruttando i riflessi, è possibile anche creare delle immagini che sfidano le convenzioni della realtà e che evocano proprio un senso di mistero, e quindi sono affascinanti. Ok, praticamente i riflessi possono essere uno strumento molto potente, molto espressivo nelle nostre fotografie di strada, e il segreto per sfruttarli al meglio sta proprio nel saper osservare tutto l'ambiente che ci circonda e nel saper cogliere le opportunità che ci offre la luce sulle superfici che la riflettono. Un elemento importante a questo punto e da considerare nei riflessi è proprio la qualità della luce. La luce morbida, per esempio, dell'alba e del tramonto sono sicuramente perfette per creare degli effetti suggestivi sui vetri ma anche negli specchi. Però anche durante tutto quanto il resto del giorno, ma anche della notte, è possibile sfruttare al meglio i riflessi, cercando però soltanto di evitare le zone particolarmente in ombra e cercare di sfruttare al massimo proprio la luce che è disponibile. Ecco, giocate con l'inquadratura e la prospettiva per ottenere delle composizioni intriganti e per far interagire il riflesso con il soggetto del vostro scatto. Tra tutti quanti i riflessi, poi, gli specchi sono sicuramente i riflessi più tradizionali. Offrono però comunque un'opportunità unica per creare delle fotografie di strada con un tocco artistico, alcune volte anche metaforico. Cercate per esempio degli specchi che sono posizionati insolitamente in città, come per esempio nei negozi di antiquariato, come vi dicevo prima, nei barbieri, nelle vetrine o addirittura negli specchietti retrovisori delle macchine. Cercate di bilanciare però gli elementi riflessi con tutto quanto il resto che c'è nella scena e non abbiate mai paura di includere proprio voi nella fotografia se lo specchio riflette la vostra immagine, perché questo potrebbe aggiungere un tocco umano, personale e narrativo alla vostra fotografia, e in questo impariamo da Vivian Meyer. E poi è importante sperimentare sempre con le impostazioni della nostra fotocamera, con la messa a fuoco, la velocità dell'otturatore e per esempio anche con gli ISO, per ottenere degli scatti che siano sempre particolari, sempre nuovi. Ad esempio, utilizzando una messa a fuoco selettiva è possibile mettere in risalto il riflesso di un soggetto particolare nella foto, mentre con la velocità dell'otturatore lenta è possibile creare degli effetti scia che aggiungono molto, molto più dinamismo. Non dimenticatevi però che la fotografia dei riflessi è una questione di pratica, è fatta di esperienza. Ogni volta che usciamo quindi per fare delle fotografie abbiamo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo e di sperimentare sempre delle nuove tecniche. Con il tempo poi e con un po' di dedizione saremo tutti quanti in grado di padroneggiare l'arte dei riflessi e di creare così delle immagini che saranno sempre originali. Perché sì, l'elemento che ci contraddistingue da tutti quanti gli altri fotografi in giro è proprio l'immaginazione e la curiosità, perché entrambi sono due caratteristiche fondamentali per uno street photographer. Dobbiamo sempre imparare a tenere gli occhi aperti e dobbiamo sempre imparare a notare tutto quello che ci circonda, dalle forme, ai colori, ai riflessi, fino alle ombre, perché è spesso proprio quello che è inaspettato a dare vita a degli scatti sorprendenti, a delle fotografie uniche. Quando siete in giro per la città, tenete sempre a mente tutte quante queste idee e cercate di applicarle alla vostra fotografia. Dovete essere pronti a cogliere l'attimo e a scattare quando individuate un riflesso che considerate interessante. Ricordatevi che la pratica è fondamentale per migliorare le vostre abilità fotografiche e per sviluppare anche un occhio attento a tutti quanti i dettagli e alle opportunità creative che ci vengono offerte dai riflessi. Ma c'è un altro tipo di riflesso, per finire, che è l'effetto specchio o caleidoscopio, più semplicemente chiamato effetto sdoppiamento. E io questo effetto lo amo in maniera particolare. È una tecnica che ho sempre utilizzato istintivamente, perché con la street photography non si può sempre inseguire quello che è ovvio. Utilizzare le immagini riflesse per dividere a metà una foto, in cui una parte replica l'altra, ma in modo inverso, è un trucco molto ingegnoso per dare un risultato surreale alle fotografie. Però per riuscirci bisogna saper guardare in alto, in basso, cercare diverse prospettive da cui scattare e in generale essere in grado di cercare sempre delle alternative. Noi siamo
tutti i giorni circondati da superfici e da edifici che non sempre sono soltanto degli sfondi opachi su cui scattare una fotografia, perché questi sfondi possono essere anche trasparenti o semitrasparenti, possono riflettere, distorcere e creare degli effetti molto particolari. Non sempre guardiamo questo mondo parallelo perché sappiamo già che non è reale, lo diamo per scontato proprio perché sappiamo che è un mondo finto, ma dovremmo ricordare però l'immaginazione che avevamo quando eravamo bambini, quando ci stupivamo notando la nostra stessa immagine riflessa sulla strada oppure nelle vetrine. Questo è quello che fa di uno street photographer bravo, perché gli street photographer bravi cercano sempre di giocare con il mondo che li circonda, con tutto quello che li circonda. Il motivo per cui vi ho parlato dello sdoppiamento soltanto alla fine di questo video è perché è più un esercizio che una tecnica, ma vi assicuro però che è un modo molto fantastico per sviluppare un buon senso della composizione e dell'equilibrio. E il motivo è semplice: la conoscenza di questa tecnica ci offre un altro campo da esplorare e ci regala molto più tempo, perché spesso richiede proprio di rimanere fermi in un posto particolare e poi aspettare. Le persone che passano vicino, che sono elementi ovviamente importanti per le nostre fotografie, possono pensare che la nostra macchina fotografica non sia puntata su di loro, e questo ci permette anche di scattare senza più nessun tipo di ansia. E ora però, alla fine, concedetemi 4 suggerimenti soltanto per divertirvi come faccio io quando esco a fotografare. Primo, quando camminate, cercate di individuare sempre la possibilità di creare degli effetti di riflessione, proprio nelle fontane, nei fiumi, nelle macchine, negli specchietti, nelle vetrine, ovunque. 2. Tenete d'occhio gli angoli di strada riflessi per l'effetto caleidoscopio e fotografate le persone che vi passano sdoppiandosi. 3. Le fotografie sdoppiate però, attenzione, rendono molto meglio se sono in proporzione del 50%, cioè con l'inquadratura divisa perfettamente a metà. E poi per finire divertitevi a fotografare gli animali, perché per esempio un mezzo cane o un mezzo uomo può dare sicuramente un'immagine simpatica, un po' un miscuglio mitologico. Ecco, amici miei, F4 non è un corso di ingegneria. Non c'è un modo giusto o sbagliato per fare le cose. Ci sono invece tanti modi di sbagliare, e potete star certi però che se seguite le regole degli altri farete sempre gli stessi errori degli altri. E quindi l'unico mio consiglio è quello di camminare. Camminare sempre e comunque per le strade senza una meta precisa, e provate a farvi piacere e tutto quello che incontrate, a imbattervi nelle cose inaspettate e amarle. Gli incontri inaspettati fanno parte della street photography ed è proprio quello che gli rega la magia. Ciao, ci vediamo la prossima settimana.